Gentili telespettatori, buonasera. Con i 90.000 partecipanti di persona, tutta l'Italia Sportiva è presente con la TV stasera a San Siro di Milano per seguire attraverso la telecronaca diretta e in radiocronaca diretta, radiocronista Nando Martellini, l'Inter che affronta il Liverpool nella seconda semifinale della Coppa dei Campioni. Le squadre al centro del campo, sulla sinistra il Liverpool e poi sulla destra l'Internazionale, al centro l'arbitro spagnolo Ortiz de Mendebil. Attesa vibrante, vicina e lontana per la squadra nerazzurra che nell'alta competizione della Coppa dei Campioni rappresenta l'Italia e alla quale con giusto sentimento, senza riserva alcuna, va anche da parte degli avversari in campionato attenzione e deferenza. L'Inter, in una prova difficile ma non impossibile, attacca stasera gli avversari per espugnare il passivo del 3-1 subito al Liverpool la scorsa settimana. Per arrivare alla finale del 27 maggio a Milano col Benfica di Lisbona le è necessario vincere col punteggio di 3-0. Un 2-0 vorrebbe dire spareggio a Bruxelles il 20 maggio prossimo venturo. Ogni altro inferiore punteggio significherebbe l'esclusione dalla Coppa. Lo stadio esaurito, all'Odi General Manager conferma un incasso di 160 milioni circa, offre un magnifico colpo d'occhio. Canti, suoni, eccitazione degli interisti nell'attesa del via si confondono con l'altrettanta fervida attesa dei liverpooliani presenti a San Siro con qualche migliaia di unità. Ecco le formalità al centro del campo, i capitani Picchi e il mediano Stevenson che si scambiano omaggi, quindi si procede alla scelta del campo. La serata è splendida, il terreno discreto, ultimissime raccolte poco fa negli spogliatoi, ovattati di silenzio ma carichi di tensione. Shankly, manager del Liverpool: sono sicuro che supereremo il turno. Herrera, tecnico dell'Inter: ora non dico più nulla, all'infuori che siamo tutti pronti, vedremo sul campo. Sempre negli spogliatoi ho visto i massaggiatori lavorare in profondità sotto lo sguardo vigile dei medici. Concentrazione massima di tutti i giocatori. Stadio, come dicevamo, esauritissimo. Attesa allietata poco fa dalla banda del terzo battaglione carabinieri. In tribuna autorità civili e militari col sindaco Bucalossi di Milano in testa, i presidenti Morratti e Williams, il console di Gran Bretagna a Milano, il cavaliere del lavoro Diego Guicciardi e molte altre autorità. Eccovi le formazioni. Liverpool: Lorenz, Loller e Moran, Strong, Yates e Stevenson, Callaghan, Hunt, St. John, Smith e Thompson. Formazione identica a quella che giocò a Liverpool la settimana scorsa. Internazionale: Sarti, Burnic, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peiro, Suarez e Corso. L'Inter ha vinto il campo, batterà quindi il calcio d'avvio il Liverpool. Vedete il centravanti, le due mezzali confabulare. Ortiz de Mendebil che consulta, che si segna e il via partiti. A inizio la seconda semifinale della Coppa dei Campioni fra Inter e Liverpool. Controllo di Bedin, discesa di Suarez. Il terzino Moran alleggerisce su Lorenz. Dopo un tocco di Guarneri c'è un tiro della mezzala Smith. Sollecita la rimessa in gioco dell'Internazionale con Sarti che vedete appoggiare subito la palla a Bedin. Raccoglie il terzino destro del Liverpool. Il fallo laterale è per i neroazzurri. Rimessa di Facchetti e colpo di testa di Corso, di Peiro. Picchi, Corso. Schierati con lo sistema del 4-2-4 gli inglesi,
col libero l'Internazionale che picchi stopper Guarneri, gli altri seconda formazione con centrocampo Corso e Suarez. Già sin dalle prime battute gli inglesi si sono schierati a catenaccio e badano soltanto quando la palla arriva in difesa ad alleggerire verso il proprio portiere. Rimessa in gioco di Stevenson, mediano sinistro. Al terzino Moran. Guarneri, Corso ancora, Mazzola, la mezzala destra, il mediano destro Strong, Picchi. In azione Smith che funge da libero, sarebbe mezzala sinistra ma sta sempre all'altezza dei quattro difensori. Fallo di mano di Bedin. Tiro del terzino destro. Si gioca da 4 minuti, Internazionale 0, Liverpool 0. È stato battuto il fuorigioco in favore dell'Internazionale. Punizione per l'Inter. Carica le spalle di un attaccante, tira Suarez, calcio d'angolo in favore dell'Inter, siamo al quinto minuto di gioco, tira Jair. Era avanzato anche Facchetti che vedete qui inquadrato. Peiro, respinta di un difensore del Liverpool, palla a Picchi. Rovesciata dalla destra. Uncinamento per un soffio soltanto, Picchi manca la conclusione, anticipato dal terzino Lollar. L'ala sinistra Thompson, il mediano sinistro Stevenson, calcio di punizione per l'Internazionale per la carica subita dall'attaccante interista. È avanzato anche Burnic. Nella serrata mischia, fallo di mano. Dalla destra, il mezzo destro e la mezzala sinistra Smith. Hunt, mediano destro, alla sinistra, centravanti, cioè il Sergio.
fallo di Hunt. La respinta di Yetz, correzione del terzino sinistro, scatta in avanti Corso. Ingiustificate le proteste degli inglesi. Calcio di punizione per l'internazionale. Tira Corso. Rete. Internazionale 1. Liverpool 0. Ha segnato Corso, ripetiamo. Internazionale 1. Liverpool 0. Ottavo minuto. Esplosione di entusiasmo sugli spalti, palla pennellata con tocco felpato, niente da fare per Lawrence. Vedete i fuochi d'artificio lanciati in campo in segno di esplosione di gioia. Tira Moran, Corso alla palla da Suarez, interviene il terzino destro, poi l'ala destra, terzino destro ancora. Da Peiro a Mazzola che rilancia, esce il portiere. Resiste alla carica. Bello! Rete! Stupendo! 2-0! Protesta dell'inglese. Convalidato il punto. Peiro ha raddoppiato. Siamo al decimo minuto. Si riprende con l'Inter in vantaggio di 2-0. Moran. Mazzola. Jair. Jair. Scatta Corso. Bellissimo. Si salva la destra che vedete fare il difensore, si tratta di Callaghan. Vedi, alla destra Callaghan. Punizione per il Liverpool. Batte il terzino destro Lawler. Fallo di Bedin su Saint-John. Tira Yetz. Di Hunt,
Nel frattempo anche fuori gioco. Discende Bedin che segue sempre Smith. Mazzola. Moran. Bedin ferma, Mazzola riceve, Bedin ancora. Fallo di Thompson su Mazzola. Batte Bedin. Jetz. Il mediano Strong. Non segue Suarez. Jetz ha rinviato, mediano sinistro, tocco di Mazzola preciso, percorso. Suarez. Terzino Facchetti, corso, sbilanciato da Smith. Smith convocato dall'arbitro. Insegue il giocatore falloso, ammonito. L'arbitro convoca anche corso e una rapacificazione. Corso da Suarez. Sola, fallo di mano, da Jetz a Lorenz, ecco Picchi, corso, Facchetti, fallo. Corso stretto fra due, giusta punizione, batte Suarez. Palla ribattuta al lato da Peiro. Rimessa di Smith. Facchetti, Smith, Stevenson, Guarneri, Jair, Suarez, Jair, su Moran, alla sinistra, rinvio di Bunic, Moran, Bunic, Suarez, Peiro bene. St. John's, corso, Bedin. Jair spostato verso la sinistra, come vedete. Il terzino Lawler che si accinge alla rimessa col portiere Lawrence. Moran. Suarez. Sbilanciata ancora. Calcio di punizione. Fallo commesso da St. John's, centravanti. Corso Bedin. Rinvio di Strong, Picchi notevolmente avanzato, tutta l'Inter preme, Smith salva mettendo al lato. Diciassette minuti di gara, Inter 2, Liverpool 0.
rosso. Burnish. Corso. Corso. Facchetti. Guarneri. Picchi, oltre la metà campo, addirittura tutta l'Inter preme. Alla palla ora Hunt, mezzo alla destra. Quindi l'ala sinistra Thompson. Arriva Picchi. Sceso in campo in non perfette condizioni fisiche, come lo stesso ci ha dichiarato poco fa negli spogliatoi. Precisiamo, un fortissimo dolore di denti. Punizione per il Liverpool che batte St. John's, per Yates, il gigantesco centromediano che si slancia all'attacco. Bisogna stare attenti, lo ha contrastato Suarez che ora lo insegue. Arriva Corso, riprende Smith, molto mobile. Mazzola controlla, Corso, Suarez, Mazzola. Peiro, Mazzola, Peiro, Mazzola, eccolo, atterrato in piena area. L'arbitro lascia correre. Callaghan. Smith. Callaghan. Guarneri, Corso, magnifico. Peiro. Corso. Tackle perso, anticipo di un soffio e quindi Smith. Ma ecco Suarez che incalza. Corso. Jair manca la segnatura, l'Inter conduce per 2-0. 20 minuti di gara sono trascorsi nel primo tempo, marcatori all'ottavo Corso, al decimo Peiro. Bedin. La mezzala. Picchi, Facchetti, Peiro, Mazzola, St. John, centravanti, alla sinistra, mediano sinistro, ancora sulla palla Thompson. Thompson, Corso, mediano destro Strong, il capitano Picchi in azione, Corso, Bedin. Peiro attende Mazzola, scambia ancora con Peiro, al quale è stata tolta la palla dal terzino destro, la riceve Thompson, la lunga a Stevenson.
raccolto qualche oggetto lanciato in campo? Bedin, anticipato da St. John's. Mazzola. Corso. Riprende Corso. Controlla la situazione. Yates lanciando a Smith. Rinvio alla difesa. Suarez. Ecco Peiro anticipato da un'uscita da Lorenz. Di Lorenz. Thompson ancora, dopo un tocco di Bunnic, palla da Guarneri a Mazzola, rinvio di Yates, Suarez a Facchetti, Corso, Jair, Bunnic, troppo lungo. Anziano della squadra Moran, che vedete sulla destra del teleschermo, ha scambiato ora con Lorenz. Punizione contro l'Inter. Tira Yates. Rettifico Smith, fuori gioco, Facchetti, Corso, Peiro. Si va a piazzare Mazzola. Bedin. Fuori gioco di Peiro. I minuti di gara 25. Internazionale 2, Liverpool 0. All'ottavo Corso e al decimo Peiro. St. John. Yates. Anzi, Stevenson, Strong, Moran, Corso, vedete che si sposta in tutti i settori, ancora due contro uno, infatti l'arbitro ha accordato la punizione. Yates. Confusione, ingannato il portiere da Yates, palla a Hunt, Smith, Smith, Hunt, St. John, rinvio di Guarneri. Strong, Yates. Bedin, Mazzola, Corso, Suarez. Ottima triangolazione, completamento con Corso, con Peiro, che si lascia fermare dall'Honor. Palla appoggiata a Hunt. Mediano sinistro, troppo lungo per Thompson. Bunnic.
picchi. Thompson a Moran. Strong. St. John. Strong. L'Inter appare completamente padrono della situazione e ogni spunto degli inglesi viene fermato in zona favorevole per il rilancio alle punte. Moran, St. John, alla destra Callaghan. St. John, mediano sinistro Stevenson, terzino destro Lawler. Fuori. Picchi Mazzola. Corso. Lola. Anzi, Yetz. Punizione contro l'Inter per l'entrata di corso su Yetz. Tira Lola. Suarez, Mazzola, Peiro, non riceve il passaggio Jair. Scambio fra la sinistra e la mezzala, ferma Burnic, riprende Bedin, molto mobile, manovriero, accorre Facchetti dando a corso, smistamento ancora a Facchetti, ecco il gigante di Treviglio che avanza, corso. Il passaggio era felicissimo, improvviso, Facchetti non ha potuto sfruttarlo. Lawrence. Facchetti. Corso Suarez. Lawler. Picchi. Bedin, gioco pericoloso di Hunt su Bedin. St. John, Strong. Alla sinistra, mediano Strong, alla sinistra Hunt, Moran, leggero rallentamento dei nerazzurri, involontario scontro fra Corso e Sarti. Mazzola, Facchetti, protesta Suarez per il fallo di mano del difensore inglese, lancio di Guarneri, Lawler, passaggio di Strong a Hunt.
mano sinistro Stevenson. St. John, alla destra anzi Callaghan, Suarez e Mazzola, Smith, umorismo degli inglesi, come visto nel gesto della mezzala di porgere il pallone all'arbitro, lancio di picchi, alla destra Callaghan, Strong, cominciano a farsi un po' vivi gli inglesi, lancio di Bedin, Smith, entrata di Burnish, riprende Smith, passaggio di Thompson a Stevenson, Hunt, Strong, situazione da vigilare accuratamente, la partita dura 90 minuti, Jay, Corso, dal signor Ortiz de Mendeville, è sempre Smith che manovra, raccoglie Hunt, Callaghan, rinvio di Bedin, non si è visto ancora un bel lancio in profondità su Jair, anche gli inglesi sono molto cauti nell'alleggerire verso il portiere, fallo di mano di St. John, Lawler, Strong, Facchetti, Mazzola, troppo lungo del resto questo passaggio per Jair, che Moran custodisce accuratamente. Suarez in lotta con Strong, interviene Thompson, rettifico Callaghan, poi Strong che se n'è andato a sinistra, da picchi a Corso, rilancia Smith, prende ancora Smith, Mazzola indietro, mediano sinistro Strong a Lola, Suarez ferma Smith porgendo a Mazzola che accorda la palla a Burnish, in versione di ruolo dei terzini per lo scambio fra Thompson e Callaghan, Corso. Corso, entra Yetz, Mazzola, Peiro, Peiro, Mazzola, prende Hunt, St. John, effettivamente ci sarebbe il calcio d'angolo, ritardo nell'uscita di Sarti e concesso il calcio d'angolo. 37esimo minuto, un calcio d'angolo per parte, Internazionale 2, Liverpool 0.
bandierina, non inquadrato, tira Callaghan. Bella uscita di Sarpi, tempestiva, caricato, concessione di punizione per l'Inter. Siamo al 38esimo minuto del primo tempo, Internazionale 2, Liverpool 0, all'ottavo corso e al decimo Peyro. Corso su punizione, Peyro che era riuscito a impossessarsi della palla sfuggita a Lorenz. Lancio di Mazzola, passaggi verso Jair con tiri sempre un po' sotto misura e fino a questo momento niente da fare quindi per il pur bravo Jair. Moran. Smith. Callaghan, si fanno più frequenti gli scambi e le triangolazioni degli inglesi. Rinvio di Guarneri. Tocco di Burnich. Rimessa in gioco di Thompson. Arriva Moran. Bedin. Fallo di Saint-Jean su Bedin. Di Smith, Facchetti, Mazzola, Peyro, Mazzola, Peyro, pallone sciupato, minuti di gara 40, Internazionale 2, Liverpool 0, ottavo corso e decimo Peyro. Saint-Jean. La mezzala Hunt. Hunt ancora. Mediano destro. Bedin. Yetz che si proietta all'attacco. Il pubblico ritorna a incitare a gran voce l'Internazionale, vedendo il Liverpool che cerca nella manovra, nella triangolazione, di filtrare attraverso la barriera difensiva dei nerazzurri. Lola, corso. Guarneri. Fuori gioco di Peyro. Hunt, Yetz, da Mazzola corso, lo anticipa Hunt, sopravviene Stevenson, rovesciata di Bunic. Da corso a Jair, un buon pallone. Si
dovrebbe smarcare Mazzola, lo fa ora, riceve, Peiro rettifica nel Mazzola, ritardo, ritorna Guarneri in azione, percorso, Facchetti. Gioco di Mazzola. Due minuti al riposo, Internazionale 2, Liverpool 0. Guarneri, fallo di Hunt. L'arbitro carambola, perde la palla l'Inter di conseguenza, procede Callaghan, avanza Thompson, Bunic lo contrasta, riesce a recuperare in bellezza, Jair lo riesce a filtrare perché l'anziano ma validissimo Moran lo contrasta in continuità. Da Facchetti a Bedin. Picchi, corso, Smith. È costretta a lavorare la difesa dell'Inter. Sotto l'incalzare, anche se impreciso e inconcludente, degli attaccanti liverpooliani. Mazzola, corso, Mazzola, corso, allo scatto, aggira, manovra elegante di corso, che ha cercato di fare tutto solo, alzato di mano, fischio dell'arbitro, riposo, scadono i primi 45 minuti, l'Internazionale va al riposo per 2-0, all'ottavo corso, al decimo Peiro. Aiuta la Protezione Civile a sostenere il sistema sanitario nella lotta al coronavirus. IBAN IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387. Pubblicità. Ci sono oggetti che il tempo non scalfisce, come il Coin Watch di Corum. Per la prima volta un orologio dal design esclusivo custodisce un'inedita edizione celebrativa delle 500 lire caravelle in acciaio coniata dalla zecca dello Stato. Un orologio unico da indossare, collezionare, tramandare. Realizzato in esclusiva da Corum per Editalia. Per informazioni chiama l'894-7090. Riceverai in omaggio il volume Storia della Lira. 894-7090. Pubblicità. Holly e Benji scendono di nuovo in campo. Tutti i campioni che ci hanno fatto sognare tornano in un'imperdibile collana di DVD arricchita da un inedito album di figurine. Il secondo DVD con cofanetto in regalo è in edicola soli 5,99 €. La magia della danza. L'arte del teatro. La grandezza della musica. La forza dell'opera. Da sempre gli esseri umani cercano la bellezza in tutte le forme dell'arte. E quando la trovano, è come l'esplosione di due mondi che si incontrano.
63esimo Festival dei Due Mondi di Spoleto, dal 20 al 23 e dal 27 al 30 agosto. Sogna di ripercorrere la storia, di gustare la dolcezza. Sogna di tuffarti nell'azzurro e assaporare il mare, di esplodere di gioia e perderti nella bellezza. La Sicilia ti aspetta. Gentili telespettatori, ecco il Liverpool che rientra in campo per disputare contro l'Inter il secondo tempo della seconda semifinale della Coppa dei Campioni. Primo tempo terminato Internazionale 2 e Liverpool 0, marcatori all'ottavo Corso e al decimo Peiro. Un calcio d'angolo per parte. Ripetiamo la formazione delle squadre: Internazionale Sarti, Bulnici, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peiro, Suarez e Corso. Liverpool, Lawrence, Lawler, Moran, Strong, Yates, Stevenson, Callaghan, Hunt, Saint-Jean, Smith e Thompson. Terzino Bulnic, Mazzola, terzino Moran, massiccio, anziano, che sino a questo momento ha curato assai bene Jair. Poi vedete il mediano Stevenson. L'altro mediano Strong, centravanti Saint-Jean, il pubblico sino a questo momento corretto, che ha fatto un'accoglienza veramente sportiva ai giocatori del Liverpool, l'arbitro Ortiz de Bill, spagnolo, che dà l'avvio al secondo tempo segnandosi ancora Mazzola, Suarez, Mazzola, Peiro, terzino Lollar, centravanti Saint-Jean, Suarez per Facchetti. Lancio a Peiro, bello scambio con Corso. Fallo di Guarneri sulla mezzala Hunt. Uscita di Sarti, la palla a Jair. Yates. Stevenson. Perché battuta con palla in movimento. Yates. Buco completo dall'ala sinistra Thompson. Il rinvio di Suarez per Jair che non raccoglie, rientra Suarez su Stevenson.
riesce a Branca Lorenz. A terra nel frattempo Jair. Avanza Moran. Fallo laterale di Guarneri. Sarti. Palla terminata in calcio d'angolo. Terzo minuto della ripresa. Il tiro di Callaghan. Callaghan che opera a sinistra. Costretto a salvare in calcio d'angolo Picchi. Quarto minuto. Dalla bandierina è pronto ancora Callaghan. Respinta di Sarti, rovesciata di Corso. Moran, premono gli inglesi, Callaghan, Facchetti, scatta Jair. Ha ritenuto opportuno fare un cross, ma Jair Mapeiro era troppo arretrato, ha favorito pertanto Jair l'azione difensiva del Liverpool, mentre su una respinta di Facchetti accorre Moran. Facchetti. Picchi. Lancio di Stevenson per Moran. Stevenson. Nessuno gli va incontro. Nessuno gli va incontro. Per fortuna Picchi rimedia. Stevenson, Callaghan, c'era nel frattempo il fuorigioco della mezzala destra Hunt. Smith, alla sinistra Thompson, Smith, Picchi, Mazzola. Sulla palla St. John, anticipato ora da Bedin. Molto pericolosi, come vedete, questi tabelloni sul campo per destinazione. Thompson, iniziativa dei britannici. Pubblico
cerca di incoraggiare la sua squadra. Yates rinvia. Avanza il mediano Stevenson. Respinta di Burnic. Jay. Sfuggita la palla a Pero, il tornante Callaghan imposta sul mediano sinistro. St. John scambia bene. Strong. Scivola. Burnic. Thompson indietro a Lawler. Strong. Smith. Pero. Jair. Pero. Corso. Mazzola. Jair. Una favorevolissima occasione. Il supermercato, un calcione di Moran. Corso. Guarneri. Suarez. Suarez, uscita volante arditissima, applaudita di Lorenz. Smith. Il terzino Lola. Mediano Stevenson. Ecco Smith, su il tiro. Felicemente appostato Sarti, rilancia subito per Corso. La sua semi rovesciata, pronto il passaggio per Suarez che galoppa velocissimo ma in posizione di fuori gioco. Il terzino Lola. Palla Mazzola. Suarez che manda troppo in profondità dove nessuno può sfruttare. La palla è ora a Moran. Hunt. Guarneri. Mazzola. Stevenson, Moran, Bedin, Suarez, Pero, troppo in profondità ancora una volta, protesta vivacemente, avete visto Suarez, un'occasione, un'altra occasione favorevole. Siamo all'undicesimo minuto del secondo tempo, Internazionale 2, Liverpool 0. Smith. Passaggio di Hunt a Stevenson. Stevenson. Troppo lunga per Strong. Nel frattempo anche fuori gioco. Suarez. Lancio di Mazzola per Jair. Pero.
corso. Dodicesimo minuto, calcio d'angolo per l'Internazionale, tira corso. Corso. Vedi. Lancio di picchi per Jair Suarez. Il mediano Stevenson. Jair. Terzino Facchetti, terzino Lolo. Smith a Callaghan. Callaghan Smith. Mazzola che lascia Facchetti. Ripassa, non si vede del passaggio, Facchetti improvviso, Lola. Ecco la panchina degli inglesi con il manager Billy Shankly. Punizione per il Liverpool, battuta da Lola. Bedin, fallo di Stevenson. Peiro, Mazzola, si richiude la difesa e le punte si trovano asserragliate dinanzi in mezzo alla barriera difensiva del Liverpool, che si stende o si contrae a fisarmonica. Moran, Thompson, fallo, Yates, Thompson, Smith, Lawler. Laterale di Thompson. Picchi. Suarez, Mazzola, fallo di Smith. Passaggio di Mazzola intercettato da Yates, uncina la palla Hunt, lo porge a Callaghan, scambio con Stevenson, anche Jair in difesa. Reclamano gli inglesi l'inesistente fallo di fondo, cioè il presidente Connell. Smith che ferma Suarez, la palla a Lola. Entrata di Bedin. Picchi. Mazzola, corso, Facchetti, rete, stupendo, magnifico, il gigante di Treviglio ha segnato, Facchetti, Internazionale 3, Liverpool 0, 17° del secondo tempo, Staffilata e Lorenz spacciato.
Finalmente Facchetti è riuscito a segnare un magnifico gol dopo aver tentato in altre partite generosamente di battere a rete. Questa volta il passaggio è stato impeccabile e la staffilata altrettanto. 3-0 per l'Internazionale, che deve mantenere ora il ritmo ricordandosi di quello degli inglesi. Corso, fuori gioco, Peiro prosegue, ma il gol non può essere convalidato. Saint-John ha commesso un fallaccio. Si crea una mischia subito sedata, Facchetti protegge l'avversario che ora vedete ammonito dall'arbitro. Vediamo chi è a terra, se non andiamo errati, Bedin, ecco Bedin, che dottor Quarenghi e il massaggiatore Tumela Junior aiutano a rimettersi in sesto. Una buona spugnatura fredda e si riprende. Minacciato di espulsione nel frattempo anche Hunt, che ha protestato. Il pubblico è tornato ad esaltarsi dopo questo terzo gol segnato dai nerazzurri. Grido possente di Inter, Inter. Picchi che rilancia con calma. Vedete i frequenti alleggerimenti dei difensori al loro portiere Lorenz. Il colpo di testa di Facchetti, l'entrata di Bedin. Ottimo manovratore. Si spinge bene all'attacco, Corso gli chiama la palla. Muraglia umana sulle gradinate popolari, come del resto qui in tribuna d'onore e dietro le porte. Corso, magnifico. Corso, yes. Entra Corso ancora. Il pubblico è tornato entusiasta. Terzino Lollar. Sarp, chiamato da Picchi, e ha ricevuto una botta da Saint-John. Ancora ammonito dall'arbitro. Per Guarneri. Peiro, scatto molto bello, altrettanto bello l'intervento di Yates, il gigante della squadra inglese. Picchi. Sempre in movimento, si mette in zona per marcare. Alto
e possente, continua il grido di incitamento, Inter, Inter. Suarez, Mazzola. Suarez, Peiro. Peiro! Applausi, anche se il tiro non è stato messo a segno. I minuti di gara sono 23, internazionale 3, Liverpool 0. Corso tenta il tunnel. Stevenson alleggerisce sull'Olar che manda questo spiovente al mediano destro, mentre Hunt viene fermato da Corso, riceve Mazzola, rilancio, si impegna in corsa fortissima Mazzola obbligando l'Olar al fallo laterale. A Corso. Lavorata di fino la palla, Yates di testa, entra Mazzola, riesce a fare il cross. E commettendo nello stesso momento fallo. Vedete l'assidua vigilanza che Bedin esercita nei confronti del centravanti Saint-Jean. Jair. Peiro. Yates. Suarez. Jair, manca l'aggancio, riesce a dar la palla a Corso che se ne va, ribatte il tiro Yates, riprende Callaghan. Moran. Thompson. Bunic. Moran. Picchi. Peiro. Jair in fuorigioco. Lawrence alla conquista del pallone e Loller che batte, che accorda la palla a Smith per il fuorigioco di Jair. Yates. Moran. Mediano Stevenson. Alto e solenne ancora il coro di incitamento dei nerazzurri ai loro beniamini, ma gli inglesi, vedete, non mollano, tentano sempre di sfruttare la situazione. Discende Jair. Mazzola. Ancora posizione di fuorigioco, questa volta di Mazzola. I minuti di gara sono 27 nel corso del secondo tempo, internazionale 3, Liverpool 0. Nel primo tempo all'ottavo corso, al decimo Peiro, nella ripresa al 17° Facchetti. Moran. Stevenson. Mazzola, si piazza Peiro, eccolo Peiro, si chiude la morsa e l'alleggerimento che evita la minaccia, mentre abbozza la discesa Strong. Il ritmo è sempre sostenuto. Hunt.
Hunt. Callaghan. Insegue Facchetti. Smith. Mira il bersaglio nettamente sbagliato. Si riprende dal fondo interista con i nerazzurri in vantaggio di 3-0. La partita continua a essere molto tesa e tuttavia corretta. L'Inter manovra assai meglio che non nei primi 45 minuti ed è soprattutto il ritmo e la tenuta che destano attenzione. Adesso discende Stevenson, sulla palla Callaghan. Smith, terzino Lawler. Pericolo, pericolo. Uscita tempestiva e coraggiosa di Sarti. Attenzione a centravanti Saint John, inglesi abituati alla carica al portiere, Mazzola. Yates. Moran. Suarez, corso. Bello il passaggio a Bedin che si proietta ora in avanti, si attruppano un po' troppo, si accentrano, quindi Stevenson può rinviare. Avanza Jair, passa e il terzino Moran è costretto a salvare in calcio d'angolo. 31esimo del secondo tempo. Corso, Jair, corso, bella uscita di Lawrence, e nel frattempo fuori gioco, Lawler, Yates. Ottimo aggancio di Guarnieri, percorso, bella questa triangolazione, Jair, minuti di gara 32 nel corso del secondo tempo, Internazionale 3, Liverpool 0. Punizione contro l'Internazionale. Tira Smith. Tutto il Liverpool proiettato in avanti. Da picchi a Jair, che si prodiga come ala tornante. Corso che fa le più belle combinazioni per le punte. Lawler che accorre, atterra un giocatore dell'Inter, è entrato in campo anche il guardiarini a segnalare l'infortunio,
Ci sembra Suarez. Il gioco continua. Palla in fallo laterale. Evidentemente un colpo allo stomaco. Che ha messo Suarez a terra, ora rianimato da dottor Corenghi e dall'anziano massaggiatore dell'Inter della casa. Si tratta di Suarez. L'incidente non era stato inquadrato e non siamo quindi in grado di dire chi abbia colpito Suarez, il giocatore col quale si è scontrato. Vediamo a sinistro. Rilancia Suarez per Mazzola. Punizione in favore dell'Inter. La tensione si fa ora di più sempre acuta. Mancano 10 minuti al termine. L'altezza della posta in palio consiglia anche alla prudenza, ma ecco corsa ancora in azione alle prese con Hunt. Calcione. Dell'arbitro al signor Hunt e corretto comportamento di corso nonostante il calcione subito. Bedin. Certo che sarebbe più propizio tenersi lontani dall'area di rigore. Gli inglesi sono alquanto nervosetti, si abbandonano a qualche intemperanza che l'arbitro signor Ortiz de Mendeville stronca inesorabilmente. Corso. Guarneri. Jair. Mazzola, Suarez, ecco inquadrato Herrera che fa segno che mancano 8 minuti alla conclusione. Calcio di punizione per l'Inter, batte Jair. Peiro. Niente da fare per Jair con palla troppo lunga e veloce. Internazionale 3 Liverpool 0 a 8 minuti dal termine. La folla segue con grande tensione queste ultime battute dell'incontro che l'Inter sta combattendo con grande energia, con grande volitività e con un gioco che è risultato nettamente superiore a quello dei primi 45 minuti. Da Lollar, palla da Guarneri, sfuggita la palla a Peiro, riprende Moran,
sinistra, Suarez, volitivo, Gagliardo, cerca di concludere da solo, scivola malauguratamente e la palla ritorna agli inglesi, a Stevenson, che vedete ora discendere dopo un passaggio del mediano Strong, che riceve a sua volta, accorre il terzino sinistro, riesce a crossare, ma ecco, sempre vigile, attento, Picchi, che ha orchestrato e governato nelle retrovie. Semplice rimessa che vedete fare da Mazzola, il passaggio a Peiro, Moran, l'Inter domina in lungo e in largo con superiorità netta e indiscussa sugli avversari, anche nel ritmo, nelle impostazioni. Nel centrocampo stasera l'Inter ha dimostrato di prevalere nettamente nei confronti degli avversari e Corso è stato l'artefice della serata. Lo vedete subire una cintura e vedete Thompson mettere al lato. Mancano 5 minuti alla termine. Internazionale 3, Liverpool 0 nel primo tempo, all'ottavo Corso, al decimo Peiro, nella ripresa al 17° Facchetti. Rimessa in gioco di Corso, avanza Burnic, anche il pubblico collabora all'esterno facendo cenno ai giocatori, che mancano ormai soltanto 4 minuti. Durezza degli inglesi, questa volta è di turno Smith a maltrattare Jair. Accordata la punizione. Suarez, Corso, tacco, calcio d'angolo. 42esimo della ripresa, Internazionale 3, Liverpool 0. 4 minuti, ecco i segnali di Herrera. C'è parso di vedere in panchina anche il presidente Moratti, di schiena. Suarez, Yetz, mediano sinistro, terzino sinistro Moran. Galoppa Thompson, mancano 3 minuti alla conclusione, la partita va tenuta perché un 3-1 non servirebbe altro che a uno spareggio, in programma il 20 a Bruxelles, gli ultimi minuti sono sempre i più pericolosi. Mediano Stevenson, Picchi, Hunt, Facchetti, molto bene, Picchi, generoso, eccolo, Smith che rinvia, terzino, gli inglesi tentano il serrate finale, rinvia Bedin, un inglese a terra. Si tratta di Callaghan, prosegue l'azione, Jair, Stevenson,
momenti drammatici della contesa. Jair, Bedin lo sorveglia, la palla è a Suarez, pallonetto per Jair. E grande calcione di Saint-Jean. Jair, di solito buono, mite, non può fare a meno di avere un gesto di reazione contro il brutale intervento di Saint-Jean, che per fortuna non reca danno. Chissà cosa si diranno fra spagnolo e inglese adesso Suarez e Saint-Jean. L'arbitro continua a tenere sotto sorveglianza speciale questo Saint-Jean. Si leva grande incitatore ancora l'urlo della folla immensa di San Siro, dei circa 90.000 spettatori. Le ultime battute, ultima tensione, un minuto alla conclusione con l'Inter che conduce per 3-0. Suarez. Attenzione alla melina. Sarti che lancia Bedin. Attenzione alla melina. Palla sul fondo. Tutti attendono per esplodere nell'Osanna e salutare l'internazionale finalista della Coppa dei Campioni. Siamo agli sgoccioli di questa combattuta, avvincente partita che gli inglesi hanno fronteggiato con animo, con gagliardia e anche con qualche rudezza, e che l'Inter ha superato e sta superando sul piano tecnico-tattico, lo ripetiamo. Inter che si sta avviando